Mr. Jerry, selfie! Allora. Silvio Bartolotti, perché gli ho messo questo aggettivo, lo stronzetto? Perché quello che ha fatto con me, come aggettivo, è l'unica cosa che posso... Non l'ho chiamato lo stronzo. Lo stronzetto un po' simpatico, un po' amichevole, perché è un mio amico, Silvio Bartolotti. Il mio amico, era un mio amico, perché l'amicizia poi si deve confermare nel tempo. Io nei suoi confronti ho sempre manifestato amicizia, sempre, anche quando lui era uno stronzo, io sono sempre stato suo amico. Lui no, non lo è stato, si è presentato come un amico, ma quello che ha fatto secondo me non è da amico, per cui come minimo l'aggettivo, la qualifica di stronzetto ci sta. Veniamo ai fatti. Allora, conosco Silvio Bartolotti dal 1979. Quando io facevo sia l'artista che anche il restauratore, no? Restauravo dei mobili antichi perché era il mio modo per finanziarmi, no? Perché non ho mai venduto a sufficienza le mie opere, poi specialmente all'inizio, no? Quando ancora non facevo i multipli, costavano un mucchio di soldi, perché il tempo che ci va dietro un esemplare unico, prendi un taxi che ti guida e tienilo impegnato per tutte le ore che ci vuole per fare una scultura, anche come lo stronzetto, per farti fare la fattura. Vedi che cifra salta fuori e bada bene. Gente che guidano i taxi, ne trovi eserciti. Persone che sanno fare una scultura del genere, non ne trovi eserciti. Li conti in una mano, in tutto il mondo. In tutto il mondo, per cui se dovessimo fare il paragone dovrebbe costare molto di più, ma non è il mio caso perché io sono uno sficatiello. Tornando allo stronzetto, conosco Silvio Bartolotti perché era il fratello di un antiquario, Giorgio Bartolotti. Io prima di Silvio ho conosciuto suo fratello Giorgio Bartolotti, che era un antiquario al quale io ho fatto diversi lavori di restauro, eccetera. E quando andavo a trovarlo, vedevo Silvio con questo cappotto cammello, con questa valigetta 24 ore, dove dentro c'aveva un pettine, un fazzoletto e un pacchetto di sigarette. Basta, no? E andava in giro curando l'immagine, facendo vedere, anche se non aveva niente, che lui era un imprenditore, perché lui è un imprenditore. Silvio è proprio imprenditore. La sua qualità umana è l'imprenditore, e lo fa molto bene, intendiamoci, lo fa molto bene. Lo stronzetto non è riferito al fatto che lui lavora male come imprenditore, su quello lì tanto di cappello, considerando gli imprenditori che ci sono in giro, non è che sia perfetto, intendiamoci, però a confronto la media tanto di cappello. Io parlo dello stronzetto a livello umano, no? Insomma, lo conosco e per cui era povero in canna, no? Lo conosco da quando poi dopo ha assunto il primo dipendente, poi dopo barcamenandosi con fatica, come fanno tutti gli imprenditori, un po' di debiti, paure, non ha piano piano cresciuto fino a che la vita gli ha fatto il regalo di fargli arrivare l'Amicoperi. Adesso non vi sto a dire come gli è arrivata l'Amicoperi, però l'Amicoperi gli è arrivata dal cielo, punto, no? Avendo questa ditta di rinomanza mondiale, è cresciuto, 230 dipendenti, non so quanti ne abbia, eccetera, no? Per cui ha comprato un terreno dove, su questo terreno, ha spostato la sede centrale dell'Amicoperi, e io gli ho fatto dei lavori, no? Siccome lui doveva aspettare dei permessi edili per poter fare i lavori di ristrutturazione, eccetera, e ci vogliono i suoi tempi, no? Avendo sempre una gran fretta, cominciamo con il arredare, decorare le cose interne, no? Dove non c'era bisogno di avere dei permessi edili speciali. E mi ricordo che mi disse Silvio, Franco... Ah, ecco, perché io in quel periodo, era il 1997, questo l'ho fatto nel 1975, questo qui,
l'ho dedicato a Silvio qualche giorno fa, perché nel 1997 io volevo andarmi dall'Italia, mi ero già rotto il cazzo, avevo già visto che qua non c'era niente da fare. E andando in Australia approfittai e feci una vacanza di 3 settimane in Australia. Mi piacque talmente tanto l'Australia e mi accorsi che in Australia c'è carenza di bellezza. Qua ce n'è a UFO che non sappiamo dove metterla, la buttiamo via, la distruggiamo addirittura. La manca, no? Mi sono detto, io posso costruire bellezza, e feci la domanda, perché è complicato fare la domanda per andare in Australia. Insomma, feci tutte le varie domande, eccetera, e stavo per partire, stavo per andare in Australia. E Silvio mi disse, ma cosa vuoi andare in Australia? Ti faccio lavorare io qui. Ti do io una possibilità per dimostrare chi sei. Ti faccio dipingere, ti faccio fare tutti i lavori, cominciamo con l'ex stalla che è la sala mensa e poi facciamo di qua, di su, di giù. Io gli dissi, guarda Silvio, ti ringrazio di questa cosa che tu mi vuoi dare la possibilità di dimostrare quello che sono capace di fare e quello che posso valere. No? E per dimostrarti questo ringraziamento io ti faccio pagare il mio lavoro, mi ricordo c'erano le lire allora, dico tu mi dai 2 milioni al mese e io tutte le ore che lavorerò dietro a questo progetto, la somma che verrà alla fine tu continuerai a pagare, quando io avrò finito di fare il lavoro tu continuerai a pagarmi, così non devi tirare fuori una cifra perché insomma sono soldi, no? E lavoravo quelle minimo 12 ore al giorno dietro a questo progetto della sala mensa, eccetera. E allora, gasato di questa cosa che mi voleva dare una possibilità di dimostrare chi sono, poi mi dice, poi ti voglio anche pagare un assistente, no? Che ti dia una mano, perché lui aveva fretta. Aveva fretta di fare presto, l'assistente che mi ha dato non era preoccupato per la mia fatica, era preoccupato per il suo presto che tardi, perché c'ha i suoi annetti adesso e allora cominciava già a averli, no? E allora dice, mi affianca una persona che io conosco, molto brava tecnicamente, e lavoriamo insieme, la Noemi Zavoli. E poi a un certo punto c'è da fare anche il pavimento in mosaico, che il pavimento in mosaico è praticamente l'ombra proiettata in terra, su questa pseudo sabbia terra, dalla decorazione che io ho dipinto nel soffitto, costruendo un compasso con un braccio di 6 metri e mezzo per poter disegnare tutte le cose che servivano. E questo pavimento in mosaico fu fatto da dei tunisini, coordinati da una ragazza che si chiama Katia Belaudini, che venne a Ravenna, fece 2 corsi di 2 settimane, la cooperativa mosaicista e un'altra, senza nessuna esperienza in mosaico, si assunse la responsabilità di mettere su una squadra di persone in Tunisia, andare a prendere i marmi, cercarli, tagliarli, eccetera, così, e di realizzare il disegno che avevo fatto a pezzi e poi dopo spedircelo su in Italia, che i posatori in Italia lo avrebbero messo. Per cui io, sapendo che quando si fanno i lavori le idee sono sempre più belle di quello che poi dopo vedi in realtà, rimasi veramente stupito quando arrivò sul mosaico e tutti i pezzi andarono a posto, nel vedere che era più bello di quello che io immaginavo. Morale, quando finisce tutta quanta la faccenda che io dipingo, poi le litigate che ho dovuto fare con Silvio per difenderlo dalla sua tamarraggine, perché io lo chiamo il tamarro, ma con convinzione, non perché i tamari siano persone che non abbiano cuore, non è quello il punto. Il tamarro non ha quel gusto dell'estetica vera, cioè ama troppo il kitsch, ma non quel kitsch, diciamo, equilibrato, quel kitsch proprio del cazzo che deve dire tu sei uno sborone. Dico questa cosa qui anche se verrà lungo, perché lo stronzetto merita. Voglio raccontare questo aneddoto. Le colonne che vedete in questa fotografia sono delle colonne che in realtà non sono rotonde,
sono ovali, è come se gli avessero piallato via due pezzi, e per cui c'è il tondo da una parte, poi tac, lo squadrato e il rotondo dall'altro. Silvio voleva che io gliele facessi a finto marmo, lucido, lucido, siccome è in cemento un po' brugoloso, puoi stuccare tutto, poi brugoloso, un po' irregolare ovviamente, stuccare tutto eccetera. Allora gli disse: Silvio, tu vuoi che ti faccia una cosa che sta malissimo, perché prima di tutto quando io faccio il finto, non che non sappia fare il finto marmo, io sono un mostro a fare i finto marmi, i finti marmi, ma in quel caso lì il finto marmo invece di rendere portava via, perché poi lucido come lo voleva lui, quando hai il lucido gli spigoli dove senti che la colonna non è più rotonda ma a un certo punto gli mancano delle con dei volumi, quella colonna non è più una colonna, è una mezza colonna, no? E in più voleva fare tutta quanta precisa, dritta, che è inevitabile che prima o poi qualcuno ci prende dentro nelle pulizie, le cose, le chiavi eccetera, e sei sempre là che la devi ritoccare, e in più ci vuole tanto di quel tempo a farle, e polvere, perché devi andare in questo cemento a cosare, che io ci dovetti litigare con la gente lì davanti, e feci una scommessa, e quello gli dice: Silvio, se fai come dico io, in una settimana sono fatte tutte, non si vede il problema che sono piallate, e soprattutto stanno bene con quel gusto di antica Roma che io sto dando, antica Grecia, antica Roma, la nostra tradizione che sto dando a questo posto qui, no? E se si rompono, se si rovinano un po' nel tempo, non te ne accorgi nemmeno, perché sono già messe così, no? E in effetti le dipinsi e in 5 giorni le finì tutte. Se le avessi fatte come voleva lui, ci avrei dovuto lavorare almeno 3 settimane. Almeno 3 settimane. Il lavoro veniva peggio e poi si rovinava con niente. Ho dovuto litigare con lui davanti alle persone per impedirgli di farsi del danno. Capito? Litigare con lui, che un altro avrebbe detto: ma amore mio, ma faccio quello che vuoi, mi paghi tu, capisci? Se io fossi stato in cattiva fede, se non l'avessi considerato un amico, gli avrei detto: ma certo, ma facciamo come volete, ci sto 2 anni su queste colonne qui, poi alla fine gliele mettiamo vere, come fanno tutti quanti, che se devi fare spendere soldi al committente, ma ben vengano, capito? Io sono dovuto litigare per farlo risparmiare, no? Comunque, faccio le pitture, gli faccio le sculture, lampade, gli ho fatto tutto il lavoro, che c'è un video che sta a dire, ma questo lavoro qui, ah no, beh, devo raccontarla sta cosa, perché succede, perché lo chiamo lo stronzetto, anche se viene un video lungo io lo devo raccontare, sennò non si capisce perché è uno stronzetto. Allora lui mi dice: ti voglio dare la possibilità di dimostrare chi sei. Benissimo, ti ringrazio, io ti do la possibilità di pagarmi in comode rate con il tempo che ci vorrà, senza mai farti nessuna pressione, cosa che io poi ho mantenuto. Anche quando l'ho mandato a fare in culo, io non ho detto: adesso mi dai tutti i soldi in contanti. Ho mantenuto questa cosa qui. Tutti i mesi mi dava 2 milioni fino all'estinzione del coso. Però a un certo punto, quando mi dice ti do la carta bianca e io comincio a lavorare, poi mi accorgo che questa carta bianca non è carta bianca. Comincia a diventare un po' grigia e un po' nera, perché comincia a entrare su Silvio, a dire come si devono fare le cose, come non si devono fare le cose. Io gli dissi un giorno: ascolta Silvio, non è che perché tu ti sei comprato un Boeing tu puoi pretendere di guidarlo, ti schianti se lo guidi tu senza avere fatto il corso da pilota, senza sapere nessuna cosa. Ma lui ho il gusto, perché in arte tutti quanti ne capiscono, tutti sparano sentenze, tutti tirano fuori delle frasi tipo: non è indicato, non è intonato, no, dicono delle frasi del cazzo, così, per dire: anch'io so, anch'io posso dire, anch'io sono competente in arte. Chiunque può aprire la bocca in arte e dire il suo. Infatti Silvio mi mise questa Noemi Zavoli, che un giorno su questa colonna del benvenuto, che nella mensa, quando si entra nella mensa chiamata poi sala Piccinini,
c'è questa colonna dell'ospitalità dove io dicevo che cosa gli metto sopra per dare proprio veramente il senso dell'ospitalità, perché io volevo servire Silvio, perché Silvio ama che i suoi ospiti stiano bene, si trovino proprio a proprio agio, eccetera, no? Per cui cosa posso mettergli proprio per dare la sensazione che proprio ti dà un benvenuto, no? E la Noemi mi disse: un bel mazzo di fiori. Disse: no, mazzo di fiori, bello, per carità, molto brava a fare i fiori, però no, è troppo poco, è troppo banale. Un mazzo di fiori, è la prima. C'è anche una pubblicità, no? Delle caramelle, non mi ricordo qual era, che c'erano i re magi che andavano a portare i doni a Gesù Bambino e avevano le caramelle da portargli, se le mangiano tutte quante loro, e a un certo punto quando si accorgono che rimangono senza il dono importante, dico: adesso che cosa gli portiamo? E uno dice: mazzo di fiori? Per dire, proprio la cosa più banale. Io dissi no. Successe che io mi ammalai di un'influenza per una settimana, stetti una settimana senza andare al lavoro. Quando tornai mi trovai questo mazzo di fiori già fatto. Fatto bene, tecnicamente fatto molto bene, però ho detto no, cazzo, no, io ancora non sapevo cosa gli avrei fatto lì. Gliel'ho detto, poi dopo mi è venuta l'idea, gliel'ho detto, stavolta non lo racconto, ma forse lo racconterò, non lo so, ma non adesso. Per cui io ci rimasi male su questa cosa qui, perché tu che sei venuta qui, io glielo dissi, la trattai male, la sgridai la Noemi, dissi: Noemi, se tu mi chiamassi per farti da assistente in un lavoro artistico, io non mi permetterei mai di fare delle cose contro la tua volontà. Ti chiederei sempre se sei d'accordo, perché è il tuo lavoro che deve essere risaltato. Cazzo, mi sono allontanato una settimana perché sono stato poco bene, hai approfittato per fare quella cosa che ti ho detto che non andava bene, no? Comunque dopo lì sono passato sopra. A un certo punto nella parete dell'estate, siccome Silvio vuole offrire qualcosa di importante, gli dico: ti dipingo un tagliere con la storia raccontata del cappelletto. La farina, l'impasto, la sfoglia, tagliati i quadrettini, l'impasto dentro, il chiudolo, proprio tutto quello che serve per fare il cappelletto. Solo il cappelletto, proprio perché il top è il numero uno, per cui dando il cappelletto io simbolicamente ti faccio capire che ti do il massimo, no? E dipingo questo tagliere grande 1,20 m mi sembra, per cui dipinto sul finto muretto. Silvio dice che non va bene, e lui dice alla Noemi di cancellare il mio, di fare un tagliere più piccolo di 10 cm e di mettergli, a parte i cappelletti, anche un po' di garganelli, un po' di, mi ricordo cos'altro, due o tre tipi di minestre. E io mi sono detto: scusa, cioè, se vuoi essere esatto, qui l'esattezza non c'è, perché mancano un mucchio di minestre, non ci sono solo quelle lì, no? E in più hai voluto confondere il messaggio. Tu non vuoi dare il meglio alla persona, ma vuoi dare un po' del fumo negli occhi. E il fatto che chiami la Noemi a dipingerlo perché io non lo voglio fare, dimostra che tu a me non mi stai dando la carta bianca. La carta bianca ce l'hai tu. E quando volevo sporcare, invecchiare tutto questo dipinto qui, lì, apriti cielo. E lì sarebbe diventato forse una cosa artistica. Invece è una cosa di maniera. Cosa vuol dire una cosa di maniera? Che quando sei lì, dopo un po' ti rompi il cazzo, non ti racconto più niente di magico, perché Silvio si è messo a fare lui l'art director. Allora io a un certo punto me ne sono andato, la colonna non gliel'ho firmata, e successe che poi a un certo punto Silvio, lo stronzetto, fa la presentazione ufficiale di tutto questo lavoro per fare vedere alla città, a tutti quanti, eccetera, che lui era un imprenditore fuori dei generi, che amava l'arte, un po' come il Rinascimento, eccetera.
invita Gian Grandi, il loro presidente della provincia, il sindaco di Ravenna, tutti i personaggini delle istituzioni di Ravenna là nel suo dentro la sala e chiama a presentare il progetto Felice Nittolo. E io e la Noemi siamo messi su due cartelli che ho scritto dipinti realizzati da dipinti fatti da Francesco Montelli e Noemi Zavoli. Cioè non aveva scritto che io avevo avuto l'idea iniziale, che l'ho disegnata, che gliel'ho proposta, che l'abbiamo discussa, eccetera. No, cioè io ho semplicemente dipinto le cose, chi dei due ha dato l'idea non si sa, non veniva spiegato, ma soprattutto ha chiamato Felice Nittolo, un bravissimo mosaicista, ma che non c'entrava niente con quella cosa. Infatti lui si è detto: io cosa c'entro? Però siccome da bravo tamarro com'è, no? E non vedendo in me veramente un valore, ma solo una risorsa da sfruttare, utilizzando le paroline magiche, io ti voglio dare una possibilità per dimostrare il tuo valore. Bing! Ho fatto click su di me questa frase qui. Il punto è che non lo intendeva veramente. Perché come ha creduto, vedendo Nittolo, che lui fosse molto più famoso di me, e lo è, molto più famoso di me, ha detto: chiamo lui a presentare il progetto perché questo mi dà lustro. Io mi ricordo, ero lì e mi dicevo: ma io che cazzo sono venuto a fare qui? Non mi hanno nominato mai, mai. Presenta il lavoro uno che non ne sa niente, ci sono tutti questi politici, c'era, a parte il sindaco, c'era anche Sancisi, più dei politici, no? E lì fu evidente, fu veramente chiaro che la mia opportunità di dimostrare chi sono è stata delusa. Addirittura mi ricordo che quando abbiamo messo su nel finto muretto c'è un pezzo di cornicione vero di legno per fare quel misto di trompe-l'oeil, cioè finta prospettiva, e anche quel minimo di spessore. Cosa che poi ho scoperto andando a vedere a Pompei, che gli artisti di Pompei, prima di tutto non è vero che Giotto ha inventato la prospettiva, perché la prospettiva lì la vedi, 2000 anni fa e anche di più, la vedi fatta molto bene e in più utilizzando anche parte di basso rilievo e poi pittura. Anche il Pinturicchio ha fatto una roba del genere. Beh, io non conosco queste cose, l'ho fatta in questa sala mensa. Chiamò un ragazzo a mettere sulle cornici, che faceva il corniciaio, che mi conosceva e mi chiedeva sempre consigli per come fare, eccetera, no? Allora venne lì con le sue macchine, allora gli dissi: ah Silvio, sì, dico, lui è quel corniciaio che ho chiamato per mettere su i legni con i rimani, eccetera. Lui disse: sì, bravo, 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 insegnagli, indicandomi a me, insegnagli a lui come si lavora. E lui ha fatto una faccia tipo: ma veramente è lui che mi insegna a me a lavorare? Ma il punto è la non fiducia nei miei confronti, il non veramente sapere quanto valgo, ma considerarmi alla fin fine uno sfigato. Questa è una cosa che tutti quanti pensano di me. Bravo da una parte, ma sfigato dall'altra. Non ci arrivi, non ci arrivi. E invece voi non ci arrivate, ma non ci siete mai arrivati. E forse, purtroppo per voi, non ci arriverete mai a capire veramente il rotondo della vita. Boh. Alla fine di questo lavoro io me ne andai e gli dissi: io non ti firmo la colonna. Ah, la goccia che fece traboccare il vaso fu questa. Ma
No, questo è successo dopo. Ma morale, io poi dopo qualche anno l'ho perdonato. L'ho perdonato perché ho detto, vabbè, dai. Però ho detto gli firmo la colonna mettendo bene i puntini sulle i, perché fino a questo momento non è chiaro che tutto quello che vedi come idea prima che è passata dalla testa l'ho avuta io. Il progetto l'ho pensato io, l'ho progettato io, ho fatto vari disegni prima di arrivare a questi. E mi ricordo Silvio quando li vedeva i primi, bello, 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 ho detto, aspetta di vedere lui, quando ho visto lui ho detto, bah, era quello che si doveva fare. Ci ho fatto un gran lavoro di pensare, lavorare e vedere con gli spazi qual era la cosa migliore. Beh, questa cosa non risaltava. Allora nella colonna ho firmato scrivendo, ho ideato, progettato e realizzato questa opera con l'aiuto di Noemi Zavoli, lei ha aiutato me, e l'aiuto di Katia Bellaudini per il mosaico, perché Silvio ama nutrire i suoi ospiti anche con gli occhi, no? Poi ho firmato Montelli, eccetera. In quel periodo, siccome dopo gli ho dipinto la stanza Solaris nel suo alberghetto privato, così, vedo un dépliant dove, e leggo dove dice, ho ideato, cioè le stesse parole che io avevo usato per firmare la colonna del lavoro, le leggo lì e dice, no, 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 fa tutte queste cose per permettere al pubblico di godere, no, no, no. Firmato Silvio Bartolotti. E io ho detto, ma come? Cioè, rubi addirittura le dediche che uno fa, sul quale ci ho lavorato un po' per poter dire le cose giuste nella maniera migliore, no? E ti spacci per quello che non sei? Ho detto, niente, niente, niente. Morale, cosa successe? Successe che in quel lavoro lì Silvio ha fatto 3-4 cazzate come gravi. Io gli dissi un giorno, Silvio, tu stai offendendo la magia e la magia è molto permalosa. È molto permalosa. Morale, cosa è successo? Quando abbiamo finito il lavoro, sempre motivato da questa sua fretta del cazzo, due pareti, perché questa era un'ex stalla, due pareti non le ha fatte rifoderare con dei mattoni nuovi, ma ha lasciato i vecchi mattoni e tutta l'urina che aveva assorbito i mattoni, piano piano la buttava fuori e faceva l'escrescenza, la fiorescenza e si staccava la pittura. Ed è successo che io gliel'ho restaurato un paio di volte e la seconda volta gli ho detto Silvio, lo farà ancora, io sappi che non lo restauro più, o lo buttiamo giù, lo rifacciamo esattamente le due pareti maledette di sana pianta, se no non mi chiamare perché io non lo faccio più, chiami la Noemi a sistemare quelle cose lì. E lui mi obbedì, infatti da quella volta non mi chiamò più, no? E io anche, no, una volta mi telefonò che si sbagliò. Vedo che mi suona il telefono, ah Silvio Bartolotti, ah. E dico pronto, ciao ciao Franco, dico ciao Silvio, bene, come stai? Bene, tutto, come stai? Bene, tutto bene, poi mi fa lui, dimmi, ma veramente mi hai chiamato te? Ah scusa, non me ne sono accorto, scusa, mi è partita la chiamata, ma figurati, no? Così. Per dire, no? Così. Per cui lo stronzetto è perché lui mi ha promesso delle cose, mi ha detto non andare in Australia, ti do io la possibilità di dimostrare chi sei, non me l'ha data la possibilità di dimostrare chi sono perché si è messo lui a dirigere i lavori artistici e ha mantenuto il lavoro al 70%, forse anche al 50% di quello che poteva saltare fuori. E in più io non ho avuto nessun vantaggio né economico, perché lui si è rimangiato quello che aveva detto, ma io non mi sono rimangiato la mia parola. Per cui per me una persona che si comporta così è uno stronzetto. E siccome la classe non è acqua, questo stronzetto qui, perché gli assomiglia,
Silvio ha sempre la riga in mezzo, ci tiene, no? Ci tiene tutto in riga. Infatti mi disse una volta che gli chiesi in un attimo di defiance, gli disse: ma che cazzo bisogna fare qui nella vita? Che cos'è la cosa importante che bisogna fare nel lavoro, no? Ma lo sapevo, ma glielo chiesi un po' così come sfogo, e lui mi disse: l'immagine è tutto. E io dissi: che sia tutto o dei dubbi, anzi ho delle certezze, l'immagine non è tutto. L'immagine è molto importante, è la prima cosa che vedi. Ma dietro l'immagine deve esserci un corpo, deve esserci una realtà, perché sennò solo l'immagine, solo la facciata è una scenografia, è un dipinto. Bon, questo è lo stronzetto, non ho tanta voglia di parlarne di più perché ho già parlato molto. Lo stronzetto, per riscattarlo ci vogliono 1000 euro, e io credo che lo stronzetto verrà distrutto, perché le 10.000 firme penso non verranno. Il mio cane Cooper ha già iniziato il lavoro, vedi qui ci sono delle scorticature, denti, adesso gli ho rincolato la punta del naso eccetera. Se qualche coraggioso vuole salvare lo stronzetto, che è un esemplare unico, modellato in Creta nel 1975, c'è solo questo pezzo qui e lo feci per fare esperienza, per cui ha un valore sia nel tempo che tecnico. E infatti mi ricordo che fece questa faccia di questo tipo qui, così mi chiese: ma perché è venuto fuori questa faccia un po' così da cazzo? Adesso ho capito perché, che devo raccontare una storia che poi avrei vissuto e completato. Poi se c'è qualcuno che ha voglia di riscattarla, giuro su me stesso e sul Dio che ho dentro che verrà restaurata e non si vedrà assolutamente niente. Potrebbe essere che cambi il basamento, gli metto il marchio della Micopperi, il dipingo il marchio della Micopperi con lo stronzetto sopra. Per cui qui la pianto, devo fare l'ultimo giro lo stronzetto. Oh, io poi con Silvio sono in buoni rapporti, eh? Cioè come amicizia io sono aperto nei suoi confronti. Ho detto che per lui non lavorerò mai, neanche se fosse l'unica persona che mi dà da lavorare, io per lui non lavorerò mai. Ma a livello d'amicizia io sono sempre pronto a dirgli tamarro, perché lui adesso è in una posizione pieno, contornato da yes man, che gli dicono sempre yes, 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 yes. E una volta che lo contestai di brutto, mi disse: ti ringrazio che non mi dici sempre di sì, perché io dico, vabbè, almeno questa cosa l'ha capita, di questa cosa poi chiudo. Un giorno andando lì nella mensa, no, che aveva messo su, poi anche il ristorante, perché quella è la mensa che produce il cibo per gli impiegati, gli ospiti, eccetera. Il cuoco, non conoscendomi, non sapendo che lo conoscevo da una vita, eccetera, pensando che fosse uno che si era avvicinato da poco, sentendomi fare un discorso politico, capì che io con Forza Italia, con Berlusconi, non vado tanto d'accordo, no? E mi disse: beh, stai attento qui a parlare male di Forza Italia, perché qui, insomma, sono... Io non gli dissi niente, non gli dissi che lo conosco benissimo, Silvio, conosco le sue idee. Infatti, se sei di Forza Italia, cosa sei se non un fascista? Non sei più grave del comunista, sono due forme di confusione, uguali, identiche, che fanno le stesse cazzate, ammazzano le persone, stuprano le persone, non riconoscono il diritto naturale alla vita di ogni persona. Questo fa il comunismo e il fascismo. Per fortuna che il comunismo è quasi sparito e il fascismo con il capitalismo mi auguro che sparirà presto dalla faccia della terra e che venga avanti la vita, quella vera, quella sacrosanta, quella che non sarà mai tamarra, mai tamarra. Boh, ho altre cose da dire sullo stronzetto, ma quando parlerò della Davide lo racconterò, se è il caso. Ok, ho finito, vi saluto, fate quello che volete, firmate, non firmate, fate quello che volete.
potete essere stronzetti anche voi. Vi potete togliere la soddisfazione anche voi di essere stronzetti. Amo messaggio.